Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo mio video scoperta del secolo. Allora, parlando di distress, avevo ordinato su Amazon questo piccoletto che è la versione più piccola che c'è del Distress Ink. Questo qua è il Photo Vintage, anzi no, Weinstein. Più o meno, siamo lì. Vabbè, comunque sapete che io adoro distressare i bordi delle pagine, le foto, tutto quanto. Questo bellissimo. Si è seccato, ovviamente, dopo circa 2 anni. L'ho ordinato, dopo 2 mesi mi è arrivato l'avviso e il rimborso che non arriverà più. E va bene, cioè mi fa molto piacere dopo che lo aspetto da tanto tempo. Allora cosa ho fatto io? Ho cominciato a ricercare un metodo fai da te per crearsi questo materiale qui, no? Ovviamente questo qua è più facile da usare, nel senso che andiamo a tamponare, è semi asciutto, questo qua poi addirittura praticamente asciutto e facciamo il nostro bordino. Ovviamente io uso sempre queste spugnette o anche questa qui, ma non mi ci trovo, quindi tanta roba queste spugnette da make up. Ma cosa ho scoperto? Un metodo per farcelo da sole. Il sistema dà degli ottimi risultati, bisogna solo comprare il glicerolo. Purtroppo io ce l'avevo già in casa e non me ne ero resa conto, perché faccio altre cose con questo glicerolo che non starò qui a dire. Oddio, cosa sembra? Praticamente la glicerina serve anche per fare i liquidi per la sigaretta elettronica. Non volevo dirlo, vabbè. Allora, quindi vi faccio vedere come viene il risultato. Allora, mi sono fatta il vintage, il photo vintage, nel senso che poi io pensavo fosse photo vintage, invece Weinstein. Ovviamente non è preciso identico, ma io sono davvero soddisfatta. Vi faccio vedere come viene. Quindi sono andata a recuperare altri di questi tamponi esausti che non vanno proprio più e vado a farvi vedere quanto viene carino e quanto viene simile il risultato. Ovviamente si sente che è un pochino oleoso, ma non macchia la pagina, bisogna solo fare attenzione a sfumare. È più, ovviamente risulta più facile con col distress, no? Però prendendoci la mano dà dei risultati davvero ottimi. Guardate che bello. Poi si sfuma. Prendendo questi tamponcini rotondi è anche più facile, perché non vengono questi colpi retti a rovinare la sfumatura, però va molto bene per il bordo. E poi mi sono fatta addirittura una doppia tonalità, io l'ho chiamata Vintage Rosé. Siamo arrivati ai nomi. Ed è carinissima perché si fa il bordo più grosso con questa, viene un effetto molto carino. Ovviamente non so se sarò in grado di riprodurre lo stesso colore, perché sono andata un po' col marrone, un po' con un marroncino chiaro che c'era, e ho usato le tempere, si possono usare anche gli acrilici. Quindi dopo aver fatto questo mi piace passare con un tono più scuro sul bordo. È carino o no? Cioè, secondo me non vale la pena spendere i soldi, che siano anche solo 4 euro, quando possiamo farceli noi con un barattolo di glicerina. Vi lascio in info box il costo di un litro, mi pare, di glicerina. Ve lo lascio in info box perché non ricordo, ma con un litro noi ci passiamo la vita, perché ne basta veramente una goccettina per fare qualsiasi colore, cioè... veramente. E dobbiamo mettere la glicerina, perché se no il colore si asciuga, invece la glicerina lo mantiene bagnato, elastico e non so che altro. Comunque viene questo effetto bellissimo. L'altro effetto che mi piace tanto e che somiglia molto a quello del distress è, adesso qua scusate se uso questi fogli, ma facendo una base
Ovviamente ci andrebbe carta un po' più spessa, io ho sempre questa qua. L'effetto delle goccioline. Spero che si possa vedere un pochino. Poi l'altra cosa graziosissima è usando un tamponcino senza colore, semplicemente così, vengono delle timbrate trasparenti da parte a parte della pagina, non ungerà altri fogli perché non è proprio un olio ed è carino perché risulta in questo modo sulla pagina fronte e retro. Me ne faccio vedere una pagina, eccola qua, si vede a malapena davanti e dietro un pochino così, insomma, vabbè, è graziosa. Ovviamente si possono fare delle timbrate anche con questo. Forse adesso il tampone si è imbevuto bene, perché l'ho appena fatti, eh? Si è imbevuto bene, quindi forse viene anche più carina la timbrata. Sì, decisamente. Guardate che bella. Vengono anche delle belle timbrate. Sì, perché appena, magari è meglio dopo quando si fa, è meglio aspettare mezz'oretta prima di usarli, così la spugnetta si imbeve bene, perché su altre prove che avevo fatto era venuta in questo modo appena appena fatto proprio. Quindi così vedete le tonalità. Perfetto. Cioè vengono delle timbrate bellissime. Ma io sono troppo contenta, ragazze. Io qua ho tenuto i tamponi colore per colore, in modo da non sprecare 50 salviette, 50, guardate com'è venuto. Viene sempre più, che si vede di più. Carino, carino. Col pennello viene meglio, eh. Allora, questi sono gli effetti e l'uso, che poi non è altro che l'uso di normalissimi timbri a tampone, tamponi, insomma. Ci siamo capiti? Allora, adesso bisognerà trovare dei tamponi esausti. Io qui ne ho trovato qualcuno che non è proprio asciutto, ma secondo me possono andare bene. Se viene qualche colorino sotto, vabbè, dai, va anche bene. Allora, come ho fatto? Semplicissimo. Allora, come ho detto, glicerina o glicerolo è la stessa cosa. Una goccetta d'acqua, sempre che sia acqua distillata, perché sennò potrebbe rovinare il prodotto nel tempo, anche se è proprio solo una gocciolina. E io userò queste tempere della Pelican, regalissimo di Stefania. C'è tanti colori, ma potete usare tempere normali, acrilici, acquerelli no, ovviamente. quindi, insomma, i colori che avete in casa. Io adesso vado a fare. Boh, proviamo. Faccio il blu perché anche il blu ci sta bene intorno alle pagine o alle foto. Allora, con la spatoletta vado. Io adesso qua uso questa tovaglietta, vado a prenderne un pochino e lo metto sul mio piano. Ne basta poco, anche qui. Davvero non c'è da sprecare tantissima roba. Poi, allora, io qua l'ho messo con questa pompetta, ma è un po' spesso, non va, non pompetta. Ne basta proprio solo una goccia che metterò sulla punta qui, perché sennò faccio un macello. E voilà, vedete, una goccetta. Questo si può anche fare come ultima cosa, se vogliamo mischiare dei colori insieme. E poi una goccetta di acqua. Poca, basta. Basta, poi mischiamo. Adesso questo è proprio un blu normale, normale. Magari potrei metterci un po' di nero, una puntina di nero, giusto per renderlo un pochino più vintage, secondo me. Poi e ne prendo una puntina, proprio poco, perché sennò diventa troppo scuro.
E poi faccio anche il nero, quello normale, normale per il tampone nero, visto che ce l'ho qua secco. Allora, pazienza, niente, si mette dentro. Quando è ben mischiato, si inizia a mettere qui. Se non riusciamo con la spatolina, basterà prendere una tessera, cercando di metterlo su tutto il tampone. Qua forse sono stata anche un po' troppo tirchia. Comunque, quando si arriva a questo punto si può anche mischiare bene così. Così va, si allarga bene bene su tutto il tampone e poi andiamo a riprenderlo così. Allora, lo lasciamo un attimino e lo proviamo alla fine. Io poi scrivo sopra blu. Blu vintage. Nei miei sogni questo è un blu vintage. Vabbè, comunque va bene. Adesso vado a fare il nero perché ci sta e qua devo andare un po' più secca perché il tampone è grosso, quindi metterò una generosa quantità di nero, anche perché ho visto che col blu sono stata proprio un po' tirchia. La tirchieria gioca sempre un ruolo importante nella mia vita. Glicerolo, pensa a fare paciocchi, qua magari ne metto due gocce e due goccette d'acqua. Chiudo e lo lascio riposare un attimino. Qua non devo scrivere che cos'è, si vede bene. Ne ho ancora uno bello secco, l'altro non mi convince, voglio fare un arancio col nero. E poi in base al colore decido il nome. Vado piano piano col nero, una puntina così, vediamo cosa viene. È sempre una sorta di marroncino che mi piace, non ci farei altro. Va sempre bene sui bordi questo, secondo me. Li ho visti sti colori nei distress, usati proprio come bordino. C'è ancora del nero che si vuole sciogliere. Ok, vado a mettere la mia goccia di glicerina perché il colore mi piace. Come lo chiamiamo? Non potete rispondermi subito, no? Metto un attimino a riposare e poi li proviamo. Eccoci qua. Allora, per il nero uso questa che ha già del nero sopra. Manca il marrone e il blu vintage. Quindi taglio un pochino la mia spugnetta. Questa forbice taglia come me. Marrone e vintage. Blu vintage. Così le metto sotto. Dunque, proviamo dal primo che abbiamo fatto, vediamo se è già pronto. Guardate che bello. Sì, si deve ancora un po' asciugare sulla spugna. Secondo me, se lo teniamo un pochino lì, adesso io l'ho proprio appena fatto con voi, però è bello, sì, è un blu. Non ha niente a che vedere col vintage. Però guardate che bello quando si scarica un po' la spugna. È bellino. Mi piace moltissimo perché poi andando a fare altri, questo si mette sotto, così, là. Non sta in piedi, l'ho fatta troppo piccola, non importa, starà sopra così. E poi si va, dai, si possono fare diversi toni. Possiamo sbizzarrirci con gli effetti speciali. Ok, dai, avete capito comunque, no? E andiamo a provare anche il marroncino, come lo chiamiamo? Ma anche questo somiglia molto
a distress foto vintage, ovviamente marrone. Guardate che bello che è. Oh, ma io sono troppo contenta. Io non li compro più i distress, allora. Proviamo il nero. Bellissimo. Mi piace tantissimo. Il nero, vabbè. Di sicuro no, magari non per i bordi. Ma anche proprio solo per le timbrate. Comunque va. Anche questo. Vedete se la spugna è più grossa. Che lasciamo la spugna un po' più grossa, forse va meglio, eh? Ok, perfetto. Qui ovviamente timbrate. Qua si deve ancora fare un po' la spugna, ma... Perfetto. Perfetto, cioè viene benissimo. Vediamo col blu. Che bella! Ma è perfetto! Ma io sono tanto contenta, ragazze! Facciamo ancora... Allora, sto facendo casino, ma si vede tanto. Proviamo ancora la timbrata con questo marroncino. Bellissima. Bene, possiamo essere veramente veramente soddisfatti di questa cosa. Allora, sono davvero contenta di tutto questo, anche delle goccioline che, se vogliamo, vengono. Questo ovviamente non sarà, cioè non possiamo spalmarci sopra l'acqua, Se dobbiamo bagnare, dobbiamo usare sempre lo stazzone, ovviamente. Ok, come sempre spero di avervi fatto una cosa gradita. Per me è stata una grande scoperta e non vedevo l'ora di condividerla con voi. Vediamo un po' se riusciamo a farla stare. Anche se si inclina non mi interessa, anzi li vedo meglio. Dunque, quindi, ricapitolando, glicerina, acqua, qualsiasi colore, e potremmo farci dei fantastici, ma proprio fantastici, tamponi d'inchiostro molto simili al distress, e avremmo risparmiato tantissimi soldini. Sono felice! Vi ringrazio di essere state con me, vi mando un mondo di baci e tanta positività, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!